corso di un giorno, lei giustamente ha proposto versioni differenti, letture differenti, questa famosa lettura del secondo mister, versioni a personaggi del passato e del nostro Novecento, o qualcosa che riguardi il nuovo millennio iniziato, vorrebbe proporre, ma aveva una sua visione, è interessato, affascinato da qualcosa. Io ho fatto un paio di storie, soprattutto una che si chiama Zago Oliva e una che si chiama Zorro Bolero, che sono all'epoca anche Fritz Melone, che Fritz Melone è una storia della fine degli anni 70, si svolgeva nel Capodanno del 2000, perché non era un futuro lontanissimo, poi si è visto che invece non cambiato niente, però quelle storie lì riguardano sì, soprattutto non tanto l'attualità, ma una possibile post-attualità dal punto di vista dell'epoca in cui le ho scritte. E c'è qualche personaggio del nostro presente che lo affascina in positivo o in negativo, che vorrebbe sviluppare, che vorrebbe in qualche modo definire? No, nel presente è difficile perché non sono bravi adesso. Ok, grazie. Lo spazio bianco, avevo una domanda. Sì, certo. Allora, lei ha questa esigenza che adesso è anche la sua professione.